Salve cari amici, oggi nella nostra catechesi abbiamo un tema particolarmente importante, la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura che noi dovremmo conoscere molto di più. Purtroppo ci accontentiamo di qualche proclamazione liturgica, di una conoscenza un po' generica, mentre dovrebbe essere il nostro libro quotidiano. Cerchiamo oggi di capire come ci si accosta a questo libro e che cosa significa per noi. Voglio partire da una parola di Paolo, detta a una delle prime comunità da lui evangelizzate, verso il 50 d.C., dunque a pochi anni di distanza dagli eventi della vita di Cristo, della sua morte, della sua resurrezione. Prendiamo questo brano della lettera ai Tessalonicesi. Dice così Paolo: noi rendiamo continuamente grazie a Dio perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente, come parola di Dio che opera in voi che credete. Quando Paolo dice queste cose, non si riferisce a una parola scritta, ma alla parola da lui annunciata, da lui proclamata. L'abbiamo visto nella catechesi precedente, la parola scritta e quella annunciata nella tradizione vivente della Chiesa sono intimamente connesse, sono per così dire l'unica parola che Dio ci dà. Ma Dio non a caso anche per il Nuovo Testamento ci dà una parola scritta, perché la parola scritta è fissata per sempre e ha una prerogativa che non può avere la parola orale. Noi possiamo ricorrere continuamente ad essa, è una garanzia, tanto più lo è perché questa parola scritta non matura soltanto con i talenti e le qualità di un autore umano, ma si sviluppa sotto un particolare influsso di Dio che si dice ispirazione. Difatti ne parliamo come di parola ispirata, un influsso dello Spirito Santo che rende questa parola parola di Dio. Ecco perché noi proclamiamo, quando abbiamo ascoltato un brano della liturgia, parola di Dio. Vediamo come Gesù stesso considera questa parola. Lui naturalmente non ha scritto nulla e non ci ha lasciato nulla di scritto, ma si riferisce alla parola di Dio dell'Antico Testamento. È importante questo perché l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento sono l'unica parola di Dio. Tutto questo voi lo troverete spiegato nel Catechismo della Chiesa Cattolica che noi stiamo seguendo ai numeri 101-133. Li potrete poi approfondire, io vi introduco. Bene, per dirvi come Gesù considerasse questa parola, io scelgo alcuni brani con le sue parole. Uno di questi brani lo prendo dal Vangelo di Marco. È un brano in cui Gesù polemizza, dibatte con gli scribi, che erano gli uomini della scrittura, quelli che ritenevano di saperla interpretare. E il punto su cui egli dibatte è preso da un salmo, il Salmo 110, che è un salmo messianico, ossia un salmo che parla del futuro Messia, di colui che dovrà venire, l'unto dello Spirito di Dio, che diventa l'uomo che porta la salvezza, che inaugura il regno di Dio. Gesù sa di essere lui, questa persona, e vuole aiutare anche i suoi ascoltatori ad avere un'idea di lui partendo dalla scrittura. E si rivolge agli scribi, i quali dicevano: il Messia, quando verrà,
dovrà essere chiamato figlio di Davide, in qualche maniera dunque inferiore a Davide. Cosa dice Gesù? Riprende questo testo, dice: rileggiamolo, cari scribi. Vediamo un po' cosa dice. Questo testo dice, ma prima voglio farvi notare una parola, voi poi ci andrete, questo testo è Marco 12, versetto 35. Dice: come mai gli scribi dicono che Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. E poi continua, Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio? Due cose importanti noi notiamo in queste parole di Gesù. Da un lato egli considera la parola di Davide come mossa dallo Spirito Santo. Ecco, la parola di Dio è parola di uomini, di fatto è Davide o un profeta che scrive, un apostolo che scrive o i suoi collaboratori, ma sotto l'influsso, sotto la mozione dello Spirito Santo, l'ispirazione. Ecco perché noi la chiamiamo parola di Dio. Sappiamo che è parola anche umana, scritta in modo umano da persone umane, ma sotto l'influsso di Dio. E poi ecco l'altra cosa, questa parola ha un significato che va oltre, in questo caso un significato che porta a Gesù, porta al suo mistero. E Gesù più di una volta fa questa operazione di riferirsi all'Antico Testamento per spiegarlo. Lui personalmente è la vera spiegazione della scrittura. Volete un altro esempio importante? Ecco, andiamo sempre nel Vangelo di Marco al capitolo 10, quello in cui Gesù ancora una volta dibatte, sono accanto a lui dei farisei, una setta particolarmente zelante nella fede, nella pratica della parola di Dio, i quali gli pongono una domanda: è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie? E Gesù dice: cosa vi ha detto Mosè? Ci dicono: Mosè ci ha dato la possibilità di ripudiarla. Ah, ma Mosè lo ha fatto per la durezza del vostro cuore. Siamo al capitolo 10. All'inizio non era così. E cita Gesù le parole iniziali della scrittura, dal libro della Genesi. Per questo dice: Dio li creò maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due diventeranno una carne sola. Non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Cosa fa Gesù in questo ragionamento? Legge la scrittura, mostrando come la scrittura ha un suo sviluppo. E questo è un altro argomento importante da sapere. Non possiamo prendere questo libro della scrittura e considerarlo come se fosse scritto tutto in una volta. No. È un lungo percorso che Dio fa parlando con il suo popolo e quasi adattandosi al passo del suo popolo. Il messaggio completo e dunque anche il senso pieno della scrittura viene alla fine. Gesù è il senso della scrittura, è la pienezza della scrittura. In questo caso lui aiuta a capire che la parola che stava a cuore a Dio, quella che veramente era il suo disegno, che purtroppo è stato travolto dalla durezza del cuore, era quello delle origini, quando lui ha creato l'uomo e la donna e ha voluto il matrimonio indissolubile. Allora Gesù ci riporta alla verità di Dio, alla verità del disegno di Dio, e ci aiuta dunque a leggere la scrittura anche con questo criterio storico. Noi non possiamo aprire la scrittura in qualunque brano e pensare che quel brano sia tutta la parola di Dio. Dobbiamo interpretarlo all'interno di questo disegno che ha Gesù Cristo come suo criterio. Quello che dice il Vangelo, tante cose che noi troviamo scritte nell'Antico Testamento sono cose ancora provvisorie, in cui Dio si è adattato alla condizione storica dell'uomo, e Gesù
porta tutto alla pienezza, troviamo nel discorso delle beatitudini. Avete sentito che fu detto, ma io vi dico. Ecco un secondo punto importante. C'è un cammino della scrittura e questo cammino porta a Gesù. Abbiamo anche un altro brano che ci spiega questo. Quando Gesù, dopo la sua risurrezione, si ritrova con i due discepoli di Emmaus, desolati, tristi, disperati. Speravamo che lui fosse il Messia. E invece Gesù si mette accanto a loro e dice... San Luca, nel capitolo 24, in cui ci riporta queste parole di Gesù, che Gesù, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro quello che nella scrittura dell'Antico Testamento si riferiva al suo mistero, alla sua persona, proprio per dire che anche la sua morte era prevista dal disegno di Dio, come era prevista la sua risurrezione. Insomma, miei cari, Gesù ci insegna come ci dobbiamo mettere di fronte alla parola scritta. La parola scritta è parola ispirata, dunque noi la dobbiamo leggere, la dobbiamo frequentare, la dobbiamo assimilare, sapendo che essa è un messaggio che si viene sviluppando nel tempo. Dunque passa da parole più provvisorie, preparatorie, che prefigurano il futuro, fino alla parola piena che noi troviamo nel Nuovo Testamento, in particolare nel Vangelo e soprattutto poi nella parola vivente che è Gesù stesso. Giovanni l'Evangelista comincia il suo Vangelo dicendo che lui è la parola, non soltanto dice le parole di Dio, ma è la parola fatta carne. Ecco, in tutte queste cose che vi ho detto ci sono dei concetti che voi troverete nel Catechismo della Chiesa Cattolica che vi esorto ad approfondire. Io ve li riassumo. Il primo, ispirazione. Questo libro, la parola di Dio, è ispirato, cioè lo compongono autori umani e dunque ogni autore con la sua cultura, con la sua sensibilità, usando un particolare genere letterario. Ecco, e dunque noi dobbiamo anche entrare in questo mondo un po' complesso, per questo ci dobbiamo formare, abbiamo bisogno di una introduzione alla Sacra Scrittura, ma è parola ispirata. Se è parola ispirata è anche una parola vera, perché Dio non ci può ingannare, ma attenzione, anche qui una annotazione che il Catechismo spiega, e cioè quando parliamo di verità, la verità che Dio ci vuole dire, dobbiamo pensare che si tratta della verità che Dio ci vuole dire per la nostra salvezza, quella che ci serve per salvarci. Se uno pensa ad esempio di trovare nella Bibbia la verità scientifica o un racconto, una cronaca storica di avvenimenti come oggi siamo abituati ad averli con i nostri strumenti di comunicazione, è chiederebbe troppo alla scrittura, per questo bisogna anche saperla leggere. Tanti mi dicono, ma come si spiega la prima pagina della scrittura che parla della Bibbia, della creazione attraverso una settimana che si sviluppa nel tempo, come la mettiamo con la teoria dell'evoluzione? E io dico, ma non c'è opposizione, perché quella pagina della scrittura vuole dare un messaggio religioso molto profondo, è scritta in termini molto simbolici, non vuole essere una descrizione scientifica di come le cose si sono evolute nel tempo. Questo poi ce lo spiegherà la scienza, la storia criticamente intesa e criticamente costruita. La Bibbia non ci vuol dire questo, perché quello che ci vuole dire è il messaggio salvifico, cioè quello che ci salva. Ecco dunque la verità della scrittura. Ma un altro concetto voi troverete con un termine greco, è il concetto di canone, che significa misura. Sotto questa parola c'è un interrogativo. Quali sono i libri veramente ispirati? Com'è che abbiamo messo tutti questi libri, sapete quanti sono? Sono 46 per l'Antico Testamento, 27 per il Nuovo. Nell'Antico Testamento ci sono libri storici, libri profetici composti da profeti, libri sapienziali, sapienti che riflettono, ci sono poi le preghiere,
i salmi, tanti generi letterari, e così nel Nuovo Testamento abbiamo i Vangeli che parlano di Gesù, poi le lettere degli Apostoli, l'Apocalisse, tante forme, quasi una biblioteca potremmo dire, che si sviluppa nel tempo. Bene, la Chiesa ha definito quali sono questi libri, questi e non altri, con quale forza, con quale criterio? Con il criterio dello Spirito Santo che l'assiste, cioè lo stesso Spirito Santo che ha ispirato questi libri, ha anche aiutato la Chiesa a comprendere quali erano i libri da lui veramente ispirati. Se non ci mettiamo dentro questo orizzonte vitale della Chiesa, in cui la parola scritta e la parola viva interagiscono, stanno in relazione, noi non potremo comprendere perché questi libri e non altri. È il canone della scrittura. E infine da Gesù stesso abbiamo appreso che questi libri vanno letti cercando di entrare profondamente nel loro senso. Dunque c'è bisogno di una interpretazione, perché tante volte questi libri stanno in un certo contesto storico lontano da noi e noi non possiamo capire quelle parole se non le mettiamo nel loro contesto. E ancora un'altra cosa, noi abbiamo la cattiva abitudine di fermarci a dei brani biblici separati senza collocarli nel contesto, e invece il contesto è importante, perché Dio ci parla attraverso un lungo discorso. Ad esempio, i brani che io stesso vi ho letto prima, per poter essere ben compresi bisognerebbe guardarli nello sviluppo del discorso evangelico o nello sviluppo del discorso della lettera di Paolo. È per questo che noi dobbiamo diventare sempre più familiari di questa parola, averla tra le mani, non accontentarci della proclamazione di un brano, anche la proclamazione liturgica, che è la più grande, la più bella, perché Dio lì attualizza la sua parola, ma noi dobbiamo avere questo libro tra le mani e imparare a sfogliarlo, comprendendone lo sviluppo. E dunque andare poi ai sensi della scrittura. Il primo senso, quello letterale, quello che dicono le parole, magari facendoci aiutare da chi ha studiato anche le parole originali, perché questi testi sono stati scritti in ebraico, in greco, poi sono tradotti, e sapete, le traduzioni sono sempre traduzioni non facili e non sempre proprio fedelissime. Dunque bisogna capire le parole della nostra lingua, spesso lasciandoci aiutare dalla lingua originaria. E quello è il senso letterale, ma poi ci sono quei sensi spirituali, e cioè Dio ci parla dandoci delle indicazioni che guardano al futuro e dunque guardano a Cristo. E noi dobbiamo imparare a leggere la scrittura in questo cammino. Ecco. E proprio questo modo di leggere la scrittura si chiama lectio divina, una lettura fatta tenendo conto che siamo davanti ad un libro che è anche una produzione umana, ma è soprattutto un libro ispirato da Dio. Ed è bello leggere questo libro con i criteri stessi con cui Dio lo ha composto. Allora, il criterio è leggerlo nello Spirito Santo, dunque nella preghiera, e leggerlo nella Chiesa. Ecco perché noi stiamo abituandoci sempre di più a leggere questo libro anche nelle case, ma insieme abbiamo fatto le nostre comunità Maria, famiglia del Vangelo. Maria è la donna della parola di Dio, la donna in cui la parola di Dio si è incarnata. Lei ci può aiutare veramente ad entrare nella parola di Dio ottenendoci abbondanza di Spirito Santo. E così insieme riportiamo la parola di Dio nelle case come il nostro orientamento e la nostra luce. Vi auguro davvero che la parola di Dio vi illumini e vi consoli. Arrivederci.